Questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 27 febbraio, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla rassegna stampa che come sempre è offerta da Tecnocampus. Cominciamo a vedere quali sono i fatti in primo piano anche in questa giornata e cominciamo a vedere che tutte le prime pagine riportano quanto accaduto nei giorni scorsi, ossia il post elezioni in Sardegna e di conseguenza tutte le problematiche connesse al governo. Governo sì, governo no, questi sono i primi punti all'ordine del giorno, ma andiamo a vedere quali sono i fatti e cominciamo a vedere direttamente dal Corriere della Sera che cosa riporta in questa giornata. Salvini, sostegno a Di Maio, rimborsi il Movimento 5 Stelle, Sarti lascia la Commissione Giustizia, l'ex non la derubò, è rinviata la legittima difesa, sia gli indennizi per il caso Banca e Bruxelles intanto boccia l'Italia. Ormai infatti si sta andando verso questa chiusura della Commissione Europea verso l'Italia, è quasi certo e infatti vediamo che un pacchetto di iniziative per sostenere Di Maio, lo slittamento alla Camera della legittima difesa, l'accelerazione per la legge che istituisce la commissione sulle banche e il via libera al decreto che dovrà assicurare un celere rimborso per i clienti truffati dagli istituti di credito. Insomma, una boccata d'ossigeno per il vice premier pentastellato in difficoltà dopo le elezioni in Abruzzo e anche in Sardegna. Ma nei 5 Stelle si apre il fronte della deputata Giulia Sarti. Per la procura di Rimini non fu derubata dei rimborsi dell'ex fidanzato, come sostenuto, per questo si è autosospesa e intanto sui conti i tecnici di Bruxelles bocciano l'Italia, squilibri eccessivi. E ancora continuiamo a vedere sempre sul tema governo in retroscena sulla TAV l'asse Trialega e infatti asse sulle infrastrutture, a cominciare dalla TAV tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e la Lega, no alla propaganda dei 5 Stelle. E intanto i piani di Berlusconi che annuncia Matteo tornerà con noi, più che un disegno per ora è una scommessa fatta di critiche e lusinghe e alla fine Salvini sarà costretto a tornare con noi, e questa la dichiarazione, la missione che fa Berlusconi, anche se ancora non ha sentito effettivamente la volontà del vice premier Salvini. Ancora continuiamo a vedere un governo di scelte, l'unica strategia il rinvio, questo raccontato da Aldo Cazzullo nell'editoriale. Il voto in Sardegna infatti è un vero e proprio terremoto, il partito che esprime il premier, un vice premier, il Presidente della Camera, il Guardasigilli e altri ministri importanti, passa da oltre il 40 a meno del 10%. La coalizione di centrodestra, che nel 2018 non aveva vinto un solo collegio uninominale, conquista ora la regione, come era già accaduto in Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo e come probabilmente accadrà in Piemonte. Eppure Salvini ribadisce di non avere alcuna intenzione di ricostruire a livello nazionale l'alleanza con cui si era presentato alle politiche. E ripete che il governo durerà altri 4 anni. Legittimo, la maggioranza parlamentare è solida, le opposizioni restano deboli e divise, ma è altrettanto legittima la domanda: e il governo dura per fare che cosa? Questo è quanto si pone come interrogativo in questa giornata proprio Aldo Cazzullo nell'editoriale, ma vediamo che ovviamente tante sono le priorità di questo governo. E anche e soprattutto vedremo che si sta andando verso il reddito di cittadinanza, ormai siamo prossimi e continueremo a vedere effettivamente che cosa accadrà. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, in una fotonotizia, vediamo Vietnam, oggi l'incontro tra il leader nordcoreano e il presidente Trump, i maratoneti in giacca e cravatta per la sicurezza di Kim e Hanoi, infatti vediamo nell'immagine proprio la sicurezza che corre a fianco e dietro la macchina. Dopo 3 giorni di viaggio
viaggio a bordo del suo treno blindato, il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Vietnam per il vertice con il presidente statunitense Donald Trump che si terrà oggi ad Hanoi, imponente il servizio di sicurezza. Ed ancora vediamo una notizia che arriva da Rozzano, il padre della bambina e nonno abusato della nipotina l'ho ucciso io. Insomma, il Genero annuncia proprio questa realtà, infatti è lui che ha sparato all'ex suocero senza neanche coprirsi il volto, perché assolutamente non era quella l'intenzione, ossia quella di non farsi scorgere, anzi assolutamente tutti dovevano sapere, e soprattutto il gesto è stato compiuto senza aver alcuna remora. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo sulla Verità, anche qui vediamo Pel pedofilo rischia 50 anni al Vaticano, conto da 3 miliardi, condannato il cardinale negli USA, pronta la causa per danni. Intanto i PM non liberati Renzi possono inquirare le indagini, le mail a S lunga dopo i nostri scoop sui volantini al macero. E nella parte centrale della pagina vediamo l'articolo di apertura e la domanda è: che cosa succede dopo il voto in Sardegna? Il governo balla ma non crolla, ecco perché. I 5 Stelle sono in tensione, ma se rovesciano il tavolo vanno incontro a una disfatta elettorale oppure si suicidano tra le braccia del PD. Dal canto suo Salvini non vuole intrupparsi nel vecchio centrodestra, perciò la strana coppia resiste alla faccia dei profeti e delle crisi. E vediamo ancora la strage in mare impunita, i giudici assolvono i 7 presunti scafisti, i racconti dei superstiti che accusano gli extracomunitari non sono stati creduti, il PM aveva chiesto l'ergastolo. E nella parte bassa della pagina uno spray elimina la depressione con il brivido. E questa è ancora una notizia che a quanto pare rappresenta un passo avanti per un problema che ormai riguarda la stragrande maggioranza delle persone, ossia proprio la depressione. Ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, passiamo al quotidiano Libero e vediamo che titola così questa mattina: polvere di 5 Stelle, Di Maio cambia tutto per non cambiare se stesso, movimento in crisi di identità, Gigino apre all'abolizione del doppio mandato e all'alleanza con le liste civiche, nominandosi capo per altri 4 anni, e Grillo lo gela, non siamo all'altezza. Intanto vediamo nella parte centrale: condannato il cardinale Pella, abusò di ragazzi, il tesoriere del Papa è un pedofilo. Amen. E infine vediamo: al sud crescono i malati, diminuiscono i lavoratori, intanto Fiat crea 6.500 occupati, ma ovviamente negli USA, non assolutamente in Italia. E i grillini senza testa spazzano i corrotti, però trascurano la vera spazzatura. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina: a Treviso è nata la scuola che non boccerà nessuno, privati fanno concorrenza al pubblico. Insomma, una nuova scuola che rappresenta l'apoteosi di qualsiasi possibilità, visto che comunque una scuola dove nessuno è bocciato, o sono tutti geni o forse c'è qualcosa che viene meno. E ancora la faccetta nera non si canta, mentre bandiera rossa sì, l'antifascismo che sfocia nell'idiozia, viene raccontato proprio in questa parte bassa di questa prima pagina di Libero. Ma intanto continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, ci trasferiamo adesso sul Fatto Quotidiano e vediamo che l'apertura è su Viva le autonomie, un minuto di ERS ci costa 1.000 euro, sprechi e così definiti a statuto speciale. L'Assemblea regionale siciliana è infatti più cara della Casa Bianca e ora c'è chi vorrebbe esportarla, pensate un po', in tutta Italia. Nel 2018 i deputati regionali hanno lavorato in media 7,52 giorni al mese, poco più di 20 ore, 87 giorni in tutto sui 365. Insomma, una vera e propria casta che continua a far parlare di sé e soprattutto uno spreco per tanti che comunque con il loro lavoro e le proprie tasse mantengono e sostengono queste situazioni, mentre intanto ci sono presidi che non hanno fondi e non possono sostenere gli stessi cittadini. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano: falsa beneficenza, affari d'oro sugli immobili lasciati ai poveri, sprechi, palazzi abbandonati e ricche commissioni per i fondi privati, questo è l'IPAB Lazio. Per quasi 20 anni la regione, oggi guidata da Zingaretti, ha abbandonato al loro destino lasciti che valevano milioni di euro, e chi ha denunciato intanto è stato
cacciato. Ed ancora lo scandalo Vaticano, Australia, il cardinale Pell condannato a abusi su due adolescenti e l'inchiesta sui due Renzi non hanno convinto la procura a lasciarli ancora agli arresti. E nella parte bassa della pagina, anche da qui vediamo la notizia di Rozzano, vendetta contro il nonno tornato da Napoli, uccidono l'ex suocero nel parco, molestava la nipote bambina. Si è costituito infatti il killer che lunedì ha ucciso il parente di 63 anni che avrebbe abusato della nipotina. In procura era stato aperto un fascicolo su di lui, applausi da amici e familiari all'assassino. E ovviamente sono tanti i sostenitori di questo giovane che ha comunque posto fine a una situazione che era sempre più indegna. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, adesso ci spostiamo su un'altra testata, andiamo a vedere il giornale che cosa racconta in questa mattinata. Addio legittima difesa, Salvini difende solo Di Maio all'elettromarcia leghista, Matteo giura fedeltà al Movimento 5 Stelle, rinvia la legge simbolo per aiutarli, e Tajani, gli elettori rivogliono il centrodestra. E ancora la storia, entra in cella per scontare 5 anni, pensate un po', ci resta per 49. E infatti 23 ottobre 1971, questa era la data, e l'appuntato Vasta accompagna il detenuto fino al portone del carcere di Agiconta, mi stringe la mano, mi dice di non farmi più vedere e nient'altro. Nino Marano è fuori, con quel senso di vertigine che da sempre è la libertà ritrovata. Insomma, dopo 49 anni, una vicenda sempre più inquietante. Ancora continuiamo a vedere la prima pagina del giornale, vediamo nella prima pagina soldi, bugie e fidanzati, grillina nei guai, la deputata Sarti infatti si dimette e si autosospende dal Movimento 5 Stelle. Ed ancora anche qui omicidio a Milano, terribile il momento, uccide il suocero orco che ha stuprato la figlia. E ancora sullo stesso tema, il cardinale Pell rischia, pensate un po', 50 anni per pedofilia, il braccio destro del Papa, era proprio lui, e ne è riuscito veramente a pezzi. E ancora il sussidiario fuori dal tempo, di cliché, la mamma stira e il papà lavora. Insomma, tanti anni sono passati, siamo nel 2019, eppure ancora una volta questi sono i cliché di oggi. La mamma stira, il papà lavora. E poi cosa accadrà della nostra vita? Ma lo vedremo dopo. Intanto vi lascio a qualche attimo di pubblicità e dopo ci rivediamo. When I finally got sober out 10 years old, motherfucker, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. Stuck up on the stairs, I know I sell your songs, I sell your songs. My name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecno Campus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. È
Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a vedere quali sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, soprattutto i fatti in prima linea. E partiamo dalla Repubblica e vediamo che il centrodestra è il piano di Salvini, Tria, conti a posto o l'IVA salirà. Il leghista intanto punta sulla sponda di Toti e Meloni e Berlusconi dice mi ricordi Alfano. Ancora vediamo l'editoriale che racconta una storia che sembrava ormai passata, ma a quanto pare ancora non lo è, infatti la titola proprio così. La sinistra nonostante, tutti nonostante di questa sinistra che ancora sembra sopravvivere ma è ancora molto distante da percorrere un cammino sempre più evidente. E ancora vediamo la nuova RAI dalla di Salini nella trappola dei sovranisti e il re degli outlet assunzioni e fatture gonfiate, i favori a Renzi Senior. Questo è il colloquio che è stato fatto e viene raccontato proprio da questa prima pagina della Repubblica. Nella parte centrale della pagina, pedofilia, la vergogna del cardinale, uno potrebbe dire tranquillamente oggi la vergogna, in passato invece senza vergogna. E nella parte bassa della pagina Alessandra salvata dai bulli al ritmo di breakdance. Questa è una storia bella da raccontare, soprattutto andatela a leggere su questa testata che è la Repubblica. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, capisco l'appello di Liliana Segre, ma la storia è già alla maturità. E ancora vediamo nella parte bassa, Mogol, il rock è il nostro, dai tempi di Battisti, più Italia in radio. Questo è l'appello che è stato fatto da Mogol dopo la scia di Salvini, sulla scia di Salvini, che ha detto bisogna mettere nelle radio italiane almeno il 33% di canzoni italiane. Mogol conferma questo trend e questa esigenza della musica italiana perché rimane sempre e comunque il nostro leitmotiv. Ovviamente la situazione viene vista in maniera differente un po' da tutti, anche perché la libertà della musica non sta nella lingua, ma sta nella sua musica. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, passiamo al Mattino e vediamo l'intervista, si torna a parlare di musica, anche questa volta l'intervista Mahmood, vorrei in radio più canzoni e meno parole. E l'intervista Capello con Carletto, il Napoli pronto a vincere in Europa, e il libro I Girolamini e il grande furto stile Hollywood del bibliofilo. E nella parte centrale della pagina, Napoli, maxi buco del comune, imprese non pagate, pensate, da 3 anni. Centinaia di fornitori a collasso, caccia un prestito di 240 milioni e intanto si riapre la voragine di Napoli Servizi. Vertice sugli stipendi a rischio. Maxi buco del comune di Napoli, da 3 anni infatti imprese non pagate, sono centinaia i fornitori al collasso. Ora a caccia di un prestito da 240 milioni di euro e così si riapre la voragine. Napoli Servizi, la multi utility del comune che gestisce anche il patrimonio immobiliare comunale, ha un buco da 50 milioni. I rappresentanti sindacali oggi incontreranno il sindaco De Magistris. E ancora Panda e SUV Alfa, la FCA scommette ancora su Pomigliano via gli investimenti, infatti parte l'investimento FCA a Pomigliano col mini SUV dell'Alfa Romeo. Buona notizia dopo i dubbi sugli investimenti in Italia. E intanto vediamo lo sfogo di Tria, il reddito è un pasticcio, alta tensione tra ministro e vicepremier, più risorse solo con l'aumento dell'IVA. E l'analisi, il voto liquido che consuma i 5 Stelle. E intanto in Forza Italia troppi attacchi alle poltrone, questa è l'intervista che viene fatta a Giovanni Toti proprio dal quotidiano Il Mattino, che dice le primarie sono l'unica strada per il rilancio. E nella parte centrale della pagina una fotonotizia, Pell condannato in Australia dalle finanze vaticane al fango, cardinale sospeso per pedofilia. 3 giorni fa il Papa ha chiuso il summit in Vaticano sugli abusi sessuali con un discorso apprezzato da molti, ma non da tutti. Ha detto che la pedofilia dei sacerdoti è macchia gravissima sulla Chiesa, una delle peggiori della sua storia, che la Chiesa non deve stancarsi di riconoscere di avere commesso gravissimi errori e chiedere perdono in primo luogo alle vittime. Ed ancora vediamo anche qui, sì, l'ho ucciso perché ha abusato della mia bimba, la confessione sciocca a Milano, 35enne ha ammazzato l'ex suocero napoletano per le violenze commesse sulla figlia. E l'inchiesta, funerali, il business in mano alla camorra. Ed infine vediamo nella parte bassa della pagina, siamo arrivati ai 15 anni di Facebook, così
ha stravolto i sentimenti e la privacy. Questo racconta Il Mattino, che narra appunto questa vicenda. Facebook è un dispositivo online che mette in collegamento il popolo universitario attraverso i social network. Questa era l'origine. Abbiamo aperto proprio Facebook a uso e consumo della popolazione dell'Università di Harvard per poter creare e per poter cercare gli altri studenti, scoprire così chi è in classe, cercare gli amici degli amici, vedere le visualizzazioni del proprio social network. Con questo annuncio un po' impacciato e insicuro, il 4 febbraio 2004 il giovane 19enne Mark Zuckerberg, uno studente di informatica dell'Università di Harvard, insieme ai suoi colleghi Eduardo Saveri, Dustin Moskovitz e Chris Hugg, lanciarono un'invenzione con nella stanza del dormitorio, intesa come un miglioramento dei cosiddetti Facebook universitari. Insomma, questa è l'origine con cui è nato appunto Facebook, quella di permettere agli studenti di rintracciarsi, di trovarsi, di poter comunicare. Insomma, una sorta di ausilio proprio per loro che si trovavano in varie facoltà, dispersi un po' ovunque, per rimanere sempre in contatto e sempre informati. Adesso Facebook è dilagante, è dilagato e soprattutto ha avuto una vera e propria esplosione e diffusione, tanto da permettere contatti non solo tra studenti, ma tra persone che sono lontani chilometri da nazioni, da altre nazioni, e questo è un bene. Purtroppo l'uso che ne facciamo non dipende dallo strumento, ma dipende sempre ed esclusivamente da noi, esseri umani, che troppo spesso degli strumenti che abbiamo, anche i migliori, non sempre sappiamo fare l'uso corretto. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su Il Manifesto e vediamo i driver da Amazon. Basta sfruttamento, anche Landini allo sciopero con presidio a Milano e dice siamo con voi. E infatti è questo lo sciopero per i driver milanesi di Amazon. A metà giornata, insieme a CGIL, CISL e UIL, il presidio in piazza 25 aprile sotto agli uffici della multinazionale dell'e-commerce. Protestano contro le condizioni intollerabili. Abbiamo iniziato con 40-50 consegne al giorno, oggi pensate un po', arriviamo anche a 170. Insomma, un tenore lavorativo davvero inumano, che è sempre più in peggioramento, assolutamente non in miglioramento, e davvero sembra che le persone siano diventate delle macchine. Ancora rottura sul contratto azienda Fiom, Re David, FCA non vuole cambiare. E nella parte centrale della pagina il solito titolo eloquente senza tetto di Maio, tacita le voci sulle elezioni anticipate e sulla sua carica. Il governo va avanti, io resto capo politico per 4 anni, poi annuncia il nuovo corso dopo le ultime batoste elettorali, salta il tetto dei 2 mandati e via libera all'alleanza con le liste civiche. E ancora alla sinistra, la Lega del Sud non è l'antidoto alla secessione, infatti la vittoria del centrodestra in Sardegna non è una novità, lo invece che a diventare il governatore sia un senatore della Lega, e secondo tutti i sondaggi la popolazione meridionale voterà in massa per la Lega alle prossime scadenze elettorali. Se il trend in atto continuerà, il PDS, partito di Salvini, sarà con buone probabilità il primo partito nel sud. Questo è quanto racconta appunto in questa giornata Il Manifesto, che vede nell'elezione del governatore della Sardegna una svolta epocale, anche perché soprattutto le idee di Salvini stanno facendo breccia un po' ovunque. Ancora continuiamo a vedere quali sono le altre notizie, ci spostiamo adesso sulla Stampa di Torino. Di Maio si raddoppia il mandato, dopo la sconfitta in Sardegna cadono altri 2 tabù sulle alleanze e la permanenza in Parlamento. E ancora vediamo Giorgetti negli USA, l'intesa con Trump garantita dalla Lega. E ancora Nuttoni, il debito italiano minaccia per l'intera Europa. E ancora il paradosso del bisogno di un leader, il Movimento 5 Stelle soffoca lentamente appeso alla corda dell'unico problema di cui la sua ragione sociale nega l'esistenza, vale a dire la leadership, parola bandita dall'antico vocabolario grillino del uno vale uno, del mai onorevoli solo cittadini e del potere al popolo. E ancora nella parte centrale della pagina vediamo una fotonotizia, raid aerei sul Kashmir, lampi di guerra fra India e Pakistan. E ancora nella parte bassa lo scandalo dei finti rimborsi, la grillina Sarti si autosospende. E infine vediamo nella parte bassa il punto di partenza, anche qui si parla di storia, stiamo parlando di Alexander Solzhenitsyn, che era un vecchio che da 35 anni viaggiava e saggiava la prigione, prima la prigione zarista perché era rivoluzionario, poi la prigione bolscevica perché con loro era abbastanza. La differenza è che da quella zarista ogni tanto usciva per
amnistia, da quella bolscevica non uscì più. Insomma, come rimanere prigionieri e vincolati in una stessa situazione? Ovviamente qua ha raccontato di un uomo che ha vissuto la prigionia reale, quella fatta di quattro pareti e di una chiusura che non può mai aprire, ma molto spesso le vere prigioni sono proprio all'interno di noi stessi e noi ci rifiutiamo di uscirne neanche per una amnistia nostra. Sembra quasi che siamo prigionieri proprio delle nostre paure. Continuiamo a vedere notizie in primo piano, ci spostiamo adesso sui quotidiani sportivi, andiamo su Corriere dello Sport, Juve dalla A alla Z. Mai come ora Allegri sta pensando di lasciare i bianconeri a fine stagione, avanza forte la candidatura di Zidane. La Champions decisiva, intanto Marcelo si avvicina e nella parte centrale della pagina Rocco Gattuso, il Milan cerca solo lo 0-0 e a quanto pare lo trova. E ancora vediamo la prima semifinale di Coppa Italia senza reti, si decide ad aprile. Lazio all'attacco, Immobile e Sergei ci provano, il fortino rossonero intanto resiste. E oggi Fiorentina-Atalanta, Pioli e carica, che occasione. E nella parte bassa della pagina ancora Icardi chiede scusa, patto di ferro tra i giocatori per portare in Champions l'Inter da Maurito, si attende un gesto difensivo. E nella parte bassa della pagina Benevento in paradiso, il Palermo si butta via. Serie B, giallorossi battono il Pescara e volano al secondo posto, sorpassati così dai siciliani. Ed ancora continuiamo sempre a vedere le testate sportive, ci spostiamo su Tutto Sport e nella parte alta della pagina Piatek si inceppa, Muro Milan. Coppa Italia andata a semifinali, il bomber polacco stavolta resta secco, la Lazio ci prova ma non sfonda, 0-0. Scusate. Stasera Fiorentina-Atalanta, Pioli attacca Gasperini e vediamo nella parte centrale della pagina, da una parte Marcelo e della Juve, nuovi fortissimi indizi sull'operazione di mercato, l'agente di Tagliafico, terzino dell'Ajax e il Real punta sul mio assistito perché il brasiliano è vicino ai bianconeri. In attesa del summit di Allegri con la società, nuove voci su Zidane come successore di Max in panchina. E per quanto riguarda l'Europa e Cutrone, Toro scatenato, il milanista chiuso da Piatek si interroga sul futuro e i granata ci pensano, occhi anche su Petagna per l'attacco alla prossima stagione. Millico, lesione muscolare, almeno 2 mesi di stop. E infine vediamo nella parte bassa sci mondiali, azzurro speranza, Venazzer d'oro. E ancora sul tennis, il CONI sulle finali ATP, Torino a tutto, ora tocca al governo. E per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali è tutto, adesso vi lascio ancora qualche attimo di pubblicità, ritorniamo dopo per la seconda parte della rassegna stampa. Show Fiji, I was cool. When I finally got sober, I'm 10 years old, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Yeah, I know I sell your songs, I sell your songs. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause the sooner the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Thank you.
Di nuovo buongiorno dalla rassegna stampa di Teleprima. Cominciamo a vedere quali sono le notizie che riguardano più da vicino il nostro territorio e vediamo che droghe tra gli under 14 e già incubo coma etilico a Napoli. Infatti allarme droghe tra i bambini. Avverte Edoardo Ponticello, responsabile delle emergenze tossicologiche del Santo Bono e non solo. Il pediatra infatti segnala che ogni mese due adolescenti vengono trasportati in ospedale perché intossicati dall'alcol. L'ultimo in coma etilico, un ragazzo di appena 12 anni. Poi ci sono i bimbi che ingeriscono cannabinoidi anche involontariamente, pezzetti di hashish lasciati in casa, pensate un po', dai genitori. E Napoli ha dati preoccupanti superiori alla media nazionale in aumento costante. Certifica il medico, 24 i casi registrati nel triennio con possibili danni al sistema nervoso centrale. 14 tra il 2016 e il 2017, 10 nel 2018. Più del doppio di quanti ne sono stati rilevati in tutta Italia nello studio sul fenomeno condotto da gennaio 2007 a novembre 2014. Del problema si discute oggi alle 9 nell'auditorium dell'Ordine dei Medici di Napoli. È un problema veramente serio. Il convegno si intitola appunto Le sostanze d'abuso in età evolutiva, una nuova emergenza, organizzato appunto da Ponticello quale responsabile scientifico. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ha abusato di mia figlia, la confessione shock del killer del nonno napoletano. E infatti da 6 mesi meditavano vendetta anziché lenire quella terribile ferita. Lo scorrere del tempo la riapriva ogni giorno di più, fino all'altra sera quando hanno deciso di passare all'azione. Emanuele S, 35 anni, e Achille M, 26, si sono costituiti ieri ai carabinieri di Rozzano. Abbiamo ucciso noi Antonio C, hanno detto in caserma, e così in meno di 24 ore si è risolto il delitto del 63enne, assassinato con 5 colpi di pistola poco prima del 18 di lunedì sera nel parcheggio di un supermercato alle porte di Milano. Insomma, le persone che cercano di farsi violenza, o meglio di farsi giustizia da soli, quando la giustizia sembra davvero non andargli incontro. Continuiamo a vedere ancora le altre notizie in primo piano proprio sulle testate online. 5 alberi abbattuti in poche ore, viale Gramsci cambia aspetto, sui marciapiedi restano i rami verdissimi e scatta intanto la rivolta dei residenti. Mi dispiace tanto, si rammarica Giuseppe Langella, giovane in tenuta da pizzaiolo, perché i pini caratterizzano Napoli come il mare, sono la cosa più bella che c'è. La città non è la stessa senza questi alberi. In poche ore i residenti si radunano intorno al camion dei giardinieri comunali che uno ad uno tagliano gli arbusti segnati da un bollino rosso. Intorno si diffonde un forte odore di resina, un nuovo capitolo del degrado del verde cittadino e della sua cura dopo il virginiano. Nuove accuse a Palazzo San Giacomo, attacca la municipalità di Chiaia, il comune porterà sulla coscienza tutti gli alberi che sta tagliando, attacca infatti il presidente del Parlamento di Chiaia, Francesco De Giovanni. Se non si fa manutenzione è naturale che si arrivi a questo punto. Un sindaco deve far funzionare i servizi e quindi proteggere il verde. Sono stati tagliati pini nel pieno della vita, pensate, senza essere secchi. Il comune aveva l'obbligo di occuparsene per farli vivere. Insomma, questa è l'accusa che viene mossa al comune della città partenopea, all'amministrazione comunale, anche perché soprattutto gli alberi meritano e hanno necessità di una tutela e soprattutto di un colorito risvolto di attenzioni, perché altrimenti non si va avanti. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Docenti e studenti napoletani alla Camera, una legge per lo studio della Costituzione nelle scuole. E infatti questa è la novità. Docenti università e scuole primarie, ma anche secondarie, studenti di scuole medie e superiori di Napoli e Roma, costituzionalisti, personalità della cultura e della politica si sono confrontati a Roma sul tema della Costituzione del luogo dove venne firmata, ossia la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Nel 70° anniversario della nostra Carta Costituzionale, AIDU, l'Associazione Italiana Docenti Universitari, ha infatti organizzato la conferenza 70 anni di Costituzione, una carta da vivere per affermare l'importanza e il valore della Costituzione, per supportare affinché venga al più presto approvata dal Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare che vuole presente con propria autonomia e dignità lo studio della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado. Presenti all'incontro 3 scolaresche con i loro docenti e soprattutto tanta voglia di riportare gli elementi cardine quale la Costituzione all'interno delle scuole italiane. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta News, andiamo a vedere i fatti proprio
proprio all'ordine del giorno chiesti 20 anni di carcere per Zagaria ed 8 per Di Muro. Il pubblico ministero siamo come in mafia capitale. Ecco tutte le richieste di condanna. 20 anni infatti per Alessandro Zagaria, 10 anni a testa per gli imprenditori Nicola e Francesco Madonna di Casal di Principe, 8 anni a testa per l'ex sindaco di Santa Maria Capovetre Biagio Di Muro e per il progettista Guglielmo La Regina, 6 anni per il professore Vincenzo Manocchio e 5 anni per il capo dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria Capovetre, Roberto Di Tommaso. Sono queste le pene richieste dal pubblico ministero Alessandro D'Alessio al termine della sua requisitoria nel processo per gli appalti truccati, con il clan a fare da garante sia per la ristrutturazione di Palazzo Teti Mafucini sia per i lavori della rete fognaria di Grazianese affidati a Madonna. E ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Terremoto PD, abate denuncia, vogliono pianificare a tavolino le primarie. Consigliere di Marcianise esce allo scoperto, un mio messaggio trasformato in caso mediatico. E infatti Dario Abate è uscito allo scoperto, il consigliere comunale di Marcianise è colui che ha mandato il messaggio minaccioso che ha spinto il vice segretario provinciale Marco Villano a rassegnare le sue dimissioni. Abate naturalmente smentisce le minacce e parla di caso mediatico, creato dopo che si è tentato di sopprimere il numero di seggi per le primarie nei centri in cui il gruppo che sostiene la candidatura di Nicola Zingaretti è più presente. Ma soprattutto Abate denuncia il tentativo di pianificare le primarie proprio a tavolino. E ci risiamo, questo è quanto viene raccontato da questo documento. Noi ancora una volta vittime di un disegno precostituito per comprimere la democrazia partecipativa nel Partito Democratico. Ancora andiamo a vedere le altre notizie proprio in primo piano. Ancora cronaca, chiesti oltre 3 secoli di carcere per 26 imputati. Alla sbarra gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato per l'inchiesta Urrà Casas sullo spaccio di droga. E vediamo infatti che sono appunto 26. Le richieste di condanna formulate dal pubblico ministero della DDA Luigi Landolfi nei confronti di altrettanti imputati che hanno scelto di essere processati con rito abbreviato, coinvolti nell'inchiesta Urrà Casas sullo spaccio di droga tra Marcianise e i comuni limitrofi, gestito con il placet dei clan locale dei Belforte e dei Piccolo. Il PM dell'antimafia ha chiesto 12 anni per Salvatore Allegretta, 20 anni per Amedeo Belvisto, 12 anni per Andrea Bizzarro, 20 anni per Aniello Bruno. E ancora vediamo tutto l'elenco dei nomi. Il gruppo imparato del Tribunale di Napoli ha rinviato il processo alla fine di marzo per l'inizio delle discussioni degli avvocati difensori calendarizzati in diverse udienze con la sentenza prevista per inizio luglio, quando verranno trattate anche le posizioni degli imputati che hanno patteggiato la pena. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano. Furti nelle auto delle mamme all'esterno delle scuole, 15 colpi col jammer, 4 gli arresti. Vediamo proprio che cosa è accaduto. I carabinieri della compagnia di Caserta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza dispositiva di 6 misure cautelari coercitive, provvedimento emesso dal GIP del Tribunale Santa Maria Capovetere su richiesta della Procura della Repubblica, e l'ordinanza cautelare veniva eseguita nei confronti di 6 componenti di un sodalizio criminale, 5 dei quali dediti ai furti su autovetture e 6° nella ricettazione di beni sottratti. In particolare le indagini svolte dalla sezione dei carabinieri di Caserta nel settembre 2016 fino al febbraio 2017 hanno consentito di identificare gli indagati come responsabili di 15 furti su autovetture commessi per la maggior parte nel centro della città di Caserta, e i furti venivano consumati a danno di genitori che, avendo la necessità di accompagnare i figli minori all'interno degli edifici scolastici, lasciavano momentaneamente incustoditi i veicoli, al cui interno vi erano borse, effetti personali, carte di credito, bancomat, telefoni cellulari, tablet, computer, portatili, documenti vari e anche denaro contante. Insomma, una vera e propria svolta per quanto riguarda queste razzie che venivano compiute nelle macchine di chi incautamente lasciava abbandonati i propri tesori, e adesso si è andato avanti. Scusatemi. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto. Vi lascio ora ai programmi di Teleprima e soprattutto vi auguro una meravigliosa giornata, ma soprattutto ringrazio Tecnocampus che anche oggi ci ha permesso di essere qui con voi proprio durante questa rassegna stampa. Ci vediamo presto, buona giornata a tutti! We'll be right back.
Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.